Buongiorno Dainese, campionato CCST, 19ª gara dell'anno, oggi 19 settembre 2021. Ma forse siamo al dunque, siamo arrivati. Partito. E quindi Gitto, il bilancio di Gitto per Cattafi che poi non si sfrutterà a fondo questa azione. Grazie. Grazie, vediamo il fuoco, la girata di Crisafulli. E Marquis Crow, incredibile errore. Ora una conclusione di Alessi, il tiro però è sul primo palo e Antonio Russo non si fa sorprendere. Ancora Cattafi. E Antonio Russo stavolta fa una parata veramente decisiva. Ora Antonio Maisano, un bel lancio per Arena, Arena forse in posizione dubbia, poi Arena l'arbitro dice si può continuare. Il tocco per Cattafi e Cattafi alza la mira, sopra, fuori. E vediamo allora questa azione, Nino Maisano, il servizio per Marquis Crow che conclude con un diagonale che va a sfiorare il palo, non entra per un soffio. Grazie. Vitale, Crisafulli di un soffio, non ci arriva la deviazione vincente. La malfa Gianluca Vitale, la conclusione di Gianluca Vitale questa volta non è delle migliori. Vediamo allora questa conclusione di Nino Maisano che formica si rapare in due tempi. Nino Maisano, arriva la malfa e conclude con questo gol di Nino la malfa. In vantaggio la Vigor col suo capitano. La malfa in gol, lo potete scrivere a lettere grandi. Grazie. Dalle due. Crisafulli. E formica una paratissima su Crisafulli. Italia 3. Stangellini. Stangellini che conclude. Raddoppio. Raddoppio di Stangellini per la Vigor. E questo è un bel gol. Rivediamo allora il volo di Stangellini, 25 metri circa di distanza. Sappiamo anche la velocità. Il pallone andava a una velocità media di 90 km orari. Tiziano. Parata di Antonio Russo sull'incursione di Trusiano. Marquis Crow per Gianluca Vitale, Gianluca Vitale è incredibile, di un soffio sopra la traversa. Quattro occhi da solo davanti a Antonio Russo. Gitto. E Antonio Russo respinge. E Vitale 2 che conclude, sfortunato Vitale, un gran palo. Maisano, Formica, Formica che impegna severamente Antonio Russo. E andiamo con l'ultimo gol, 3-0 della Vigor, lo segna Trazzi, un pensierino di Formica per Trazzi prima di concludere. Allora Trazzi ha segnato il terzo gol della Vigor, finisce qua la gara con la vittoria della Vigor, appunto per 3-0. Bye bye Daniel, siamo arrivati alle prossime.